Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa da molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire. Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta». Un caro saluto a tutti da Fabio, dalla comunità del seminario. Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù che, intanto che cammina con i suoi discepoli, viene ospitato nella casa di due donne. Allora raccogliamo per primo proprio questa intuizione del camminare, Gesù che cammina. Gesù è il Dio che si fa strada con noi, che percorre insieme a noi le strade della nostra vita. Strade che delle volte non sono sempre lineari, non hanno sempre un orizzonte chiaro e definito. Strade che delle volte ci conducono anche su percorsi in cui noi non ci aspettiamo di arrivare. Ma Gesù è con noi, cammina sulle nostre strade, delle volte piene di curve, delle volte belle limpide, delle volte l'orizzonte è proprio lì che ci attende e noi magari restiamo senza carburante. Non è quella la questione, è il fatto che Gesù cammina con noi e ci accompagna lungo le nostre strade. Allora in questa avventura, possiamo dire, di Dio che cammina con noi, l'avventura anche del nostro camminare con Dio, quest'oggi ci fa incontrare due donne, le due protagoniste di questo Vangelo assieme a Gesù, che sono Marta e Maria. Le due donne ci mostrano come due stili di accoglienza verso Dio, due stili che a prima vista potrebbero sembrare diversi e talvolta anche opposti, vista anche la reazione di Gesù che loda una e rimprovera l'altra. Però prima di giungere a conclusioni dobbiamo un attimo fermarci e riflettere su questo stile di queste due donne. Entrambe ci dicono l'accoglienza. Le due donne accolgono Gesù nella casa con un comportamento diverso, con un'attenzione particolare diversa, ed entrambe sono valide, non sono escludenti l'una con l'altra. Maria, il lato contemplativo, la donna che si mette all'ascolto. Marta, invece, il lato attivo, quella che subito si dà da fare quando un ospite entra in casa e bisogna accoglierlo e fare i doveri di casa. Fermiamoci un attimo allora su queste due donne. Prima su Marta. Marta, la donna del servizio ospitale, che subito si agita e si affanna. E potremmo dire che quasi è normale, anche noi quando siamo nelle nostre case arriva un ospite e vogliamo fare, si dice, bella figura. Quindi mettiamo in ordine la casa, la rassettiamo, prepariamo il servizio bello, ma perché l'ospite che arriva è un ospite che riempie la nostra casa. Riempire la nostra casa significa entrare a contatto con la nostra vita. E allora vogliamo far vedere un po' che la nostra vita è in ordine e la prepariamo tutta bene. L'attenzione di Gesù non si focalizza su questi dettagli, su questi particolari. A Gesù non importa che le case che lo ospitano siano perfette. Potremmo dire, Gesù non vuole incontrarci nella nostra perfezione, quindi come uomini e donne perfette, ma Gesù ci incontra per quello che siamo. Gesù è lì pronto a camminare con noi e quando lo facciamo entrare in casa, Gesù parte da quello che c'è in quella casa. Non vuole la perfezione della nostra vita, anzi è l'incontro con Gesù che può rendere perfettibile la nostra vita. Così è con la misericordia di Dio. Gesù non viene a chiamare i giusti, quelli perfetti, quelli che non hanno peccato, ma è l'incontro con Lui che usa misericordia, è l'incontro col Signore che ci trasforma.
Non siamo noi a doverci trasformare per incontrare il Signore, ma è Gesù che incontrandoci ci usa misericordia e ci trasforma. Allora Gesù entra in questa casa partendo da quello che c'è. Entra anche nelle nostre vite, nelle nostre case, a partire da quello che c'è. Ricordiamocelo sempre, a Gesù non interessa la perfezione della nostra vita, interessa il desiderio di seguirlo, il desiderio di essere un po' meglio, quindi un desiderio di migliorare, di cambiare, e con Gesù questo è possibile. Marta è la donna che si affanna, è la donna che si dà da fare, che si agita però, e questo suo agitarsi fa perdere di vista l'ospite, si distrae per i molti servizi, e questa distrazione le fa perdere l'ospite principale, che l'ospite non è lei con i servizi, ma l'ospite è Gesù. Per questo alla fine del Vangelo Gesù è come se rimproverasse Marta, ma non rimprovera Marta direttamente per quello che fa, ma è per come lo fa. Marta, Marta, tu ti agiti e ti affanni per tante cose. È come se lo dicesse a ognuno di noi, noi ci agitiamo e ci affanniamo per tante cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Di essere accoglienti, di essere ospitali, di centrare l'attenzione sull'ospite, a colui che veramente in quel momento sta abitando la nostra casa. L'altro stile, che è l'altra donna, è Maria. Maria ha uno stile di accoglienza diversa, ha uno stile di accoglienza di ascolto, che fa entrare l'ospite e si mette all'ascolto dell'ospite. Noi delle volte quando abbiamo gli ospiti li riempiamo noi di parole. Maria invece è quella che si fa incontrare a casa sua dall'ospite. Facendosi incontrare è perché si mette in ascolto. E allora anche questo atteggiamento qua dell'ascolto è molto importante, è molto prezioso per la nostra vita. Metterci in ascolto gli uni degli altri, perché se vogliamo avviare cammini sinodali, se vogliamo avviare cammini propriamente cristiani, propriamente umani, che sappiano dire il nostro, la nostra umanità, il nostro destino, è quella del mettersi in ascolto gli uni degli altri. Non riempire di parole l'altro, ma anzitutto l'atteggiamento di ricezione, dell'ascolto orante, un ascolto che si fa preghiera. E Maria fa proprio questo, si mette in ascolto, in un ascolto orante dell'ospite. Tant'è che Gesù la elogia dicendo hai scelto la parte migliore, che non ti sarà tolta, perché Dio è il Dio dei fatti, è il Dio del fare, Marta, ed è il Dio dell'ascolto, un Dio che ci chiede di ascoltarlo, ascolta Israele, ma un Dio anche che ci ascolta. Questa cosa non dobbiamo farcela sfuggire. L'ascolto va in entrambe le direzioni. Noi che ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, ma anche Dio che ascolta la nostra parola, Dio che ascolta ogni momento cosa abita ciascuno di noi. E quella casa dove Gesù vuole entrare, anche Gesù si mette in ascolto. Si mette in ascolto di noi, della nostra storia, della nostra vita, delle nostre debolezze, fragilità e anche le cose belle che abitano ciascuno di noi. Un ascolto anche il suo orante. Questo è l'atteggiamento del Dio di Gesù. Un Dio che si fa incontro per ascoltarci e per cambiare la nostra vita insieme a noi. Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima.